Buonasera a tutti amici commodoristi sedicisti, o forse dovrei dire plusquattristi, perché iniziamo. Avete visto il mio ultimo unboxing dei giochi della Psytronic per Plus 4, che vanno bene anche con Commodore 16 ovviamente espanso. Iniziamo con Alpha Ray, era quello che più volevo provare, perché avevo già detto che avevo già provato una demo, però mi si era piantata. E quindi niente, adesso andiamo a vedere il gioco, alla sua custodia che si apre e che dovrebbe, se ce la facciamo, a levargli la mutanda sperando di lasciarla integra, perché a volte si strappa. Confezione molto molto bella, lucida. Andiamo a aprire, vediamo cosa c'è. Qui c'è il floppy, eccolo qua, il floppy disk con il suo loghettino. Poi vediamo cos'altro c'è. Allora, apriamo. Qui c'è il libretto delle istruzioni, molto, insomma, compatto. Controlli, storia. Allora, qui si comincia, loading, insomma, vabbè, i soliti di caricamento. Il libretto sono 5-6 pagine. Poi cosa c'è? Power ups, qui ci sono i power up, ringraziamenti, grafica, insomma, un po' tutto. Veramente sono pochissime pagine, ma come giusto che sia. Pubblicato nel 2019 da Psytronic, vabbè, sì, è uscito a fine 2019. E poi abbiamo, vabbè, il flyer. Questo è il flyer, dove anche su quest'ultimo c'è un riassunto, ovviamente, del libretto di istruzioni. Va bene, andiamo a provare il gioco. Bene, questa è la schermata, funziona, almeno per ora. Bella l'immagine, così si vede un po' meglio, un po' di voce. Allora, premetto che questa è la primissima volta che ci gioco, quindi ho letto un po' i comandi. Ok, dopo questa sigla iniziale sta caricando. Allora, qui difficoltà normale, qui si sceglie difficoltà. Allora, difficoltà ultra apprendista. Allora, facciamo apprendista, così per iniziare. Start game. Ah, qui c'è il briefing. Ragazzi, se sapete l'inglese, for ages the people of Arkham. Vabbè, io tiro a sparare e blastare. Qui si preme studenti dell'università interstellare, creata, vabbè. Niente, io premo fight per andare avanti. Allora, i comandi, l'unico comando in più che c'è, oltre a spostarsi, oltre a muovere la navicella e sparare, c'è la barra spaziatrice che serve per cambiare arma, ho letto su. Ah, accidente, visto, allora, qui c'era, faccio vedere. Press fire, ok. Allora, vediamo se tenendo pigiato. Ok, tenendo pigiato funziona il. Ok,
questa linea azzurra che ogni tanto si delinea sembra il accidenti, no, mi sono distratto, sembra, non so se avete mai giocato Gidarius, che praticamente vi fa decidere in che zona andare, se nella zona A o B, insomma zona superiore o inferiore. Qui ovviamente non c'entra nulla. Sul C6, per vedere su un C16 o comunque sul PS4 e tanta roba, ovviamente la musica o comunque gli effetti sonori che ho preso, forse ho preso una barriera o gli effetti sonori ovviamente non sono gli stessi del SID, però insomma a me piace, devo dire la verità. Sono muerto, vediamo se fa partire. Ah ok, fa partire un po' indietro. Premo spazio. No, allora per ora c'ho solo quest'arma. Oh, ok, ho pigliato qualcosa perché c'è anche la pausa. Eccoci. Qui se si spara qui succede qualcosa, no? Ah, maledetto. Allora dovrebbe aver iniziato un pochino più avanti, se non sbaglio. Qui è sparito, qui c'era quell'affarino pulsante, è sparito. Ah, maledetto. Ah, ciompo. Quante vite ancora? Volevo vedere di finire almeno il primo livello per vedere, non so se c'è un boss o se c'è qualcosa. Campo, eh. E siamo a un livello facile. Non mi riesce a capire bene le vite, i vari parametri, perché in fondo si legge molto male. Thank you.
sì, studio. Oh, si scende. Ah. Ma quante vite c'è? Forse perché ho scelto il livello più facile di tutti. Ora va bene, farò un'altra a livello normal, perché sennò... mi sa che si distrugge. Ah guarda, se si picchia qui ci blocca, però non ci uccide. Ho picchiato nello schema qui, ho urtato queste parti qui, però non ha, però non sono morti, non mi tirare. Allora, con la Q si abbandona, perché quasi quasi abbandonerei per provare un livello di difficoltà un po' più elevato. A parte che, cioè, muoio ora, figuriamoci. Vorrei vedere di passare almeno qui. No! Madonna, volevi fare un pezzo qui mentre si scende. No, qui credo che... Non so se ci sono le vite infinite, essendo modalità facile, però... A questi punti sono morto 20 volte. Ecco, ora sono morto apposta per vedere... No, non penso ci siano le vite infinite a questi punti. Con la modalità principiante. Però sai, bisognerebbe approfondire un po', perché alcuni giochi, anche shot 'em up, praticamente ti danno o tante vite o comunque le vite infinite, però poi il gioco non si può completare, cioè c'è per esempio due o tre livelli invece che tutti. Vabbè, dai, l'ultima volta poi stacco, se no vi annoio. Adesso cerco di concentrarmi. Cerco di concentrarmi per... mi sono concentrato bene. Niente, dai ragazzi, se no io mi fermo qui col gameplay e io spero, mettiamo pausa, poi pausa era la stop, ok, e niente, io spero che il gioco vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo, perché soprattutto anche perché sono un fan degli shot 'em up, e niente, prossimamente faremo un altro video di un altro di questi giochi della Psytronic. Io per ora vi saluto, mi raccomando, un like al video e iscrivetevi al mio canale. Ciao!